Benvenuti alla 51esima puntata di Pillole da Montecitorio. Parliamo della settimana che va da lunedì 14 a giovedì 17 aprile. Lunedì 14, come di consueto, la discussione generale, in questo caso su tre provvedimenti: il testo unificato delle proposte di legge per l'istituzione del Sistema Nazionale Rete per la Protezione dell'Ambiente, e poi la discussione generale sulle mozioni che riguardano iniziative per la tutela delle vittime di reato, e il terzo provvedimento, la discussione della mozione sulle iniziative per la sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi martedì mattina. Come di consueto, alle 9 le interpellanze e le interrogazioni, e poi abbiamo proseguito la discussione con l'approvazione del disegno di legge del protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona. Quindi siamo passati al seguito della discussione, questi due provvedimenti ce li portavamo dalla settimana prossima, e delle mozioni riguardanti le iniziative a sostegno del settore del turismo, che sono state votate e approvate tutti con il parere favorevole del governo, che ne ha riformulate un gran numero. Mercoledì la mattina c'è stata l'informativa urgente del governo, in particolare del ministro Alfano, sull'incremento del flusso di migranti e sulle misure che si intendano adottare per farvi fronte. Quindi, come di consueto, alle 15 question time. Nel pomeriggio vi è stata, al seguito della discussione delle mozioni che prevedono iniziative per l'esclusione dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno delle spese volte a finanziare interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, e che sono state approvate, e poi al seguito della discussione delle proposte di legge per l'istituzione del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente, la disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Anche questi sono stati approvati. Nella giornata di giovedì, nella mattina, si è fatto il seguito della discussione e l'approvazione delle proposte di legge per l'istituzione del Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente, e poi si è passati alla discussione e approvazione del documento di economia e finanza 2014, il cosiddetto DEF, che ha visto votare due documenti. Il primo è quello che prevedeva il rinvio del pareggio del bilancio, il secondo invece è proprio il vero documento di economia e finanza. Venerdì 18 aprile, come di consueto, la Camera si è riunita, anzi non come di consueto, non per le interpellanze urgenti, perché si è anticipata la discussione generale sul decreto lavoro, che andrà in discussione la settimana prossima e di cui ovviamente vi darò informazione nella prossima puntata di Pillole da Montecitorio. Per ora è tutto e vi auguro un buon fine settimana.